Ciao a tutti, amici dello svapo. Signore! È Natale, si vede, c'è atmosfera natalizia, piovono regali e quindi mi sono deciso di farmi un bel regalo anch'io. Potrebbe essere pericoloso. Oh, finalmente mi è arrivato il provare i mini. È o non è il più bel regalo di Natale? Bellissimo. Mi devi dare 2 milioni di euro. 2 milioni di euro mi devi dare cash. Con il suo tappo Quindi? e le Station Cup. Quindi? Allora, questo perché così posso utilizzarlo in versione standard. È molto importante. Con una batteria 18350 Trovarne una è impossibile. lo confronteremo con un altro favoloso big battery che è l'Extreme dell'Omega Vape, Ma non sono pezzi unici. che comunque continuerò a utilizzare perché mi ha stupito e stupefatto per le sue performance. Ma che state pensando? È veramente fatto bene nonostante sia fabbricato in Cina. No, no, scusate, 3 minuti me li devi dare, perché i pregiudizi lo sai che sono un problema nella vita. Come Questo è in versione standard. lo vuoi? Di che colore? Di che grandezza? A differenza dell'Xtreme, che non può montare per il momento nessuna Station Cup, Ma questo era un dettaglio. e quindi ha bisogno anche lui di due 18350, qua ne basta una, ovviamente durerà metà del tempo. Come si ragiona? In che modo si ragiona? Io Invece si porta una batteria dietro. non voglio che ragionate così. Oppure possiamo montare una 18400, mi pare. Sì, una 18400 Allora, aspetta un secondo. con il suo Station Cup. Non è un pezzo unico. Fatto veramente bene. Prodotto made in Italy, fabbricato negli USA, Stati Uniti. E l'America è grande. Allora, differenze subito che ho trovato. L'aerosità del tiro. E a chi importa? Allora, spiego subito. No, con che coraggio? Ma lascia stare, ma per cortesia. Il discorso dell'aerosità. Con i provari, cosa che ho notato subito, posso regolare il tipo di aerosità in base a quanto avvio. Già che siamo con l'Xtreme in mano, ci metto le sue 2 18350. Ma lo sai che basta che lo chiedo al direttore e te ne porta 20? Li abbiamo! Con queste 18350 ho provato sul provare, va in protezione. L'ignoranza uccide, peggio della peste! Non avviene l'inverso, ovviamente non ha protezioni in extreme, e se monto due di queste funziona benissimo. Per favore, basta. Non ha nessuna protezione da quel punto di vista. Basta con queste pagliacciate! Può essere un pregio, ma può essere anche un limite. Il mondo va avanti, eh. Dipende dai punti di vista. Allora, io il bottone non si illumina perché l'ho disattivato per risparmiare batteria. Per questa prova svapo, dato che siamo in fase natalizia, è meglio avere anche le lucine. Me lo accendo. Sto provando il gusto menta, veramente balsamico. Sì, ma devo pensare alla mia salute. È una bomba. Poi Se volete la guerra, la faccio anch'io. ho voluto mettere un drip tip corto, È brutto! finto alluminio, sempre in deril. Ma ognuno fa quello che vuole. Non scalda tanto con i provari. E ne sono felice! Poi vi spiego perché, perché effettivamente il tiro è diverso. Ah, per quello? Lo proviamo adesso allo stesso voltaggio, quindi 4,7 sull'Xtreme. Perché? Che fai? 4,7. Oh!
Mettiamo bene fino in fondo il carton. 1, 2, 3, via! Mi ha stupito questo, Perché? cioè un 4 e 7 qua equivale a un 5-3 sul provare. Cosa? Oddio mio. Spero si senta in campo proprio il rumore dell'aria che entra, l'aerosità, No. ma proprio si avverte anche nell'udito. Questa è una follia. Basta parlare. E complimenti alla Pro Vape. Bene, con questo chiudiamo l'argomento. Buono svapo. Basta così.